Direi che nel primo tempo, se fosse andato in vantaggio l'Arezzo, non ci sarebbe stato niente da dire perché secondo me è partito meglio. Però poi nel secondo tempo episodi e alcuni cambi decisivi secondo me sono stati la svolta della gara. Senta, visto una squadra organizzata, non è un caso che non avete ancora perso la partita. Bene, abbiamo fatto talmente poche che insomma non si può adesso star lì a dire che cioè, dopo 5 partite che si fanno che non si perde. Cioè, io credo nella mia squadra, mi piace la squadra, so che ho in campo dei 95, dei 94, dei 96, dei 93, cioè per cui capisco benissimo che ci possono essere degli alti e bassi, per cui così è stato nel primo tempo, però ho anche la fortuna di avere Arpen, di avere Dettori, di avere Massoni, giocatori, insomma i 3 giocatori esperti che tengono in piedi tutta la squadra. È un caso che Dettori stasera abbia fatto una partita straordinaria. Ma io dico che Dettori per me quando è andato via 2 anni fa per noi è stata una disdetta, nel senso che non pensavamo che ci potesse lasciare perché avevamo fatto di Dettori il capitano, il giocatore più rappresentativo perché ho visto in lui delle qualità importanti, non solo tecniche ma anche morali. Il suo Orazio Arpen lo conosco dai tempi del Sassuolo, so che tipo di giocatore è, che ha qualità, ha qualche anno in più anche lui, però insomma sono giocatori di qualità per cui, e poi soprattutto sono uomini veri.